Ogni giorno raccontiamo un pezzo del degrado in cui versano le carceri italiane tra sovraffollamento, scarsità di mezzi, di personale, arbitrio della violenza, i suicidi. È una situazione che non è degna di un paese democratico. È una situazione su cui noi nel nostro piccolo ci siamo impegnati a fare luce, raccogliendo le testimonianze dei parenti, dei detenuti, di chi nelle carceri lavora in condizioni proibitive. È il caso di Ada Palmonella, psicologa penitenziaria nel carcere romano di Reggio Naceli e testimone delle condizioni di questo penitenziario dove i detenuti per dormire usano persino il pavimento dei bagni. E, dalle celle sovraffollate, l'angoscia dei detenuti in attesa di giudizio, insomma, sembra essere la stessa condizione carceraria a provocare nei detenuti quelle ferite che li porteranno a diventare dei recidivi. Allora io vi lascio adesso all'intervista del nostro direttore Corradino Mineo, il telegiornale torna alle 15 con Anna Maria Esposito, rimanete con noi. Io ho qui con me la Ada Palmonella, ho detto bene, ho pronunciato bene il suo nome, grazie di essere venuta con noi, psicologa penitenziaria Regina Coeli. Allora, ieri ho letto dei dati impressionanti sulle carceri a Roma, c'è un'emergenza nell'emergenza, carceri romani, qual è? Di più di tutto, pensi che sono quattro in cella e che dormono sul letto e quattro per terra. Quattro in cella che dormono sul letto e quattro E per quattro terra. per terra. Oppure anche nel bagno, si usa anche il bagno. Noi abbiamo un nostro bagno come psicologi e ogni tanto non possiamo usarlo perché ci sono i detenuti per terra. Una situazione assolutamente disumana. Disumana, esattamente disumana. E in questo ci parla, noi parliamo naturalmente di chi è privato della libertà, parliamo dell'angoscia dei detenuti in attesa di giudizio, che sono tra l'altro quelli che si suicidano ancora di più. Perché questo? Perché è più difficile vivere questo inferno al detenuto in attesa di giudizio che al detenuto che sa di avere davanti a sé una lunga pena. Lei come Perché psicologa forse me lo può dire. sì, perché si pianifica il detenuto in attesa di giudizio, non sa ancora, non sa quando verrà il giudice, non sa quando sarà interrogato, non sa niente. E quindi è sempre in uno costante stato di attesa. Mentre il detenuto che ha la pena definitivo lo sa, quindi si pianifica una cella migliore, il penale migliore del circondariale. Ah, Che il il penale circondariale migliore del circondariale. sicuramente E il tra circondariale, virgolette. diciamo, sono pieni di immigrati. Ma il circondariale non è niente, perché c'è gente innocente anche che aspetta di essere giudicata, magari innocente, però non ha fatto niente. Ci sono dei ragazzi che vengono per uno spinello per 3 giorni e poi vanno a casa. Cioè c'è tutto. Dopo questo trauma, è incredibile, immagino, no? Beh, sì, ma infatti posso dire delle cose. Noi facciamo gli psicologi e il governo, la gente che gestisce le persone, i ministri che gestiscono il carcere, non hanno capito che intanto per essere recidivi devi avere un qualche cosa che ti aiuta a non commettere ancora il reato. Perché se uno esce, poi fanno le carceri meravigliose, però non cambiano il modo di vivere, la vita, il sé, il dentro. E tornano perché non c'è niente da fare. Cioè il drogato che va fuori ruba e ruba ancora. Cioè lo psicologo deve essere lì perché noi Che dà siamo, una mano no, di più, noi di più. siamo il contenitore dell'aggressività. Il detenuto in fondo è una persona aggressiva, se no non commetterebbe reati. E noi siamo il raccoglitore, il contenitore dell'aggressività delle persone. E abbiamo gli strumenti per revisionare quello che si vive. Cioè, se una persona ha una mentalità già c'è una deviazione, o patologica, o per Certo. qualsiasi ragione, però il detenuto già ha una deviazione, cioè uno che ruba, allora Posso sì, chiedere da quanto tempo fa questo 23 lavoro? anni. 23 anni. E com'è che in 23 anni uno Stato moderno, civile, ricco come siamo, non è mai riuscito a risolvere nemmeno per 5 minuti questa emergenza Risolve delle male, carceri? perché non è costruire carceri nuove, è lasciarle vuote, perché le carceri nuove sono vuote. Perché le carceri nuove sono vuote e quelle sono sovraffollate? È perché non hanno personale.
Cioè non c'è, non c'è. Quindi c'è un problema di costi sempre. Ma sì, i costi, allora non spendere 670 milioni di euro per costruire i lasci vuoti. Velletri vuoto, Ristano è vuoto. Però sono vuoti, stanno lì, sono 170. Cioè lei mi sta dicendo che c'è una gravissima incapacità di gestire. Di conoscere, perché non venire a fare il nostro capo, il dottor Junta, che è una meravigliosa persona, un ottimo. Però non puoi venire soltanto lì e mangiare con i detenuti nella rotonda a Natale, non serve, non serve. Cerca di capire quello che succede, quello che è il bisogno di queste persone. Allora, noi psicologi, con i nostri strumenti, che poi sono la parola, il capire, basta, possiamo non condurli a non ricommettere il reato. Allora, viva l'indulto, però cerchiamo di non farli tornare. Perché se ritornano, per loro la devianza è una normalità. Marco Pannella si batte per l'amnistia, con lo sciopero della fame. Sì, per fortuna ha sospeso quello della sete in qualche misura, dopo l'appello di Napolitano e di molti di noi. C'è chi propone Pannella per il Nobel, chi spera che gli sia conferito la nomina a senatore a vita. Ma lei ritiene che l'amnistia sia la sola soluzione, anche se sappiamo che è la soluzione per un breve periodo di tempo? Adesso sì, per forza, perché sennò non si riesce, perché non possono esserci 10 detenuti in 3 metri quadri 23 ore al giorno nel circondariale, chiusi dentro col sole, col caldo, con le gelosie, con il sole che batte dentro, delle televisioni che sono rotte. Questi che imparano l'aggressività non solo si sviluppa, ma diventa enorme, diventa grandissima. Noi non ci siamo perché con 24 ore al giorno, al mese, che facciamo? Cioè voi avete 24 ore al mese, di lavoro dentro, sì, solo 24 ore. E si hanno tolto i fondi. Hanno tolto i fondi, quindi sì. I psicologi sono presenti solo per 24 ore. 24 ore, cioè non abbiamo... Part-time? Ma neanche perché io sono per esempio nei nuovi giunti, cioè questo è anche una cosa molto bella che ha fatto il dottor Amato quando era capo del DAP, i nuovi giunti sono quelli che filtrano, a parte che hanno una diagnosi, c'è una diagnosi di patologia o no per etero-autoaggressività, quindi se viene un matto, certo, non lo mettiamo lì, noi sappiamo filtrarlo, ma noi lo sappiamo fare. E invece con 24 ore, allora vengono magari 15 persone, entrano, ne vediamo 5 e gli altri 10 no. Io la ringrazio per la denuncia che fa e le faccio i miei auguri per il suo lavoro, che è un lavoro socialmente molto importante. Sì, e speriamo che se ne rendano conto, perché ancora non se ne sono resi conto.